Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua insieme a Elisa. Ciao. Per questo video speciale sui saldi di Steam di quest'estate. Saldi che sono iniziati ieri, saldi che dureranno fino al 5 di luglio. Saldi, abbiamo già speso qualcosina, l'abbiamo già spesa perché è impossibile trattenersi. E abbiamo deciso di fare questo video insieme perché abbiamo scelto per voi quelle che sono un po' le offerte più stuzzicanti di questo periodo di saldi, senza prendere i soliti noti, i soliti gioconi, le solite cose che facciamo sempre, quelli un po' più conosciuti. Abbiamo deciso di puntare su cose un po' più di nicchia, con offerte poi particolari. E il primo ovviamente Brothers, A Tale of Two Sons, gioco realizzato da quelli che sono gli autori del ben più atteso adesso A Way Out, visto alle 3, quel gioco di evasione dalla prigione che tanto ha intrigato parecchi di noi, perché insomma ci metto un po' tutti. Questo è un gioco, diciamo, che mostra quello che potrà essere A Way Out. Gioco molto bello, gioco molto evocativo, molto toccante, ecco, dal punto di vista delle tematiche, appunto questi due fratelli. E la cosa interessante è che costa 1,49€, cioè ve lo tirano dietro, scontato del 90%. Se non lo giocate a 1,40€, ragazzi miei, siete veramente delle pessime, pessime persone. Detto ciò, passiamo al prossimo. Il prossimo è L'Ombra di Mordor. Allora, sappiamo tutti che adesso sta per uscire L'Ombra della Guerra, gioco entusiasmantissimo, Il Signore degli Anelli piace un po' a tutti. Abbiamo scelto di mostrarlo, insomma, uno dei pochi AAA, perché sta a 3,99€. Prezzo più basso di questo per un classico come questo è veramente complicato da trovare nella Game of the Year Edition, per cui pieno di tutti i contenuti aggiuntivi. 4€ per uno dei giochi che noi abbiamo apprezzato di più in assoluto, cioè ci abbiamo giocato all'epoca una marea di tempo, e diciamo che vi fate anche un'idea e vi fate anche la bocca a quello che potrebbe essere L'Ombra della Guerra. In arrivo fra poco. Poi questo qui che Elisa non conosce, perché non ci ha mai giocato, l'ho giocato prima di conoscere lei. Che cosa dico? No, è uscito nel 2014. No, già ti conosco, niente, grezza della storia, vabbè. Dov'eri quando io giocavo a Transistor? Non lo so. Comunque, Transistor, gioco dagli autori di Bastion. Molto, se vogliamo, ha un che di futuristico romantico, è un mix di atmosfere molto particolari. Non ricordo. Te lo ricordi? Allora sono io che flash. Vabbè, meglio così. Uno dei giochi più belli tra gli indie, diciamo che questo e Bastion sono i due giochi che più di tutti mi hanno fatto esplodere l'amore per gli indie. Per cui ve lo consiglio veramente con tutto il cuore, anche perché lo trovate a 2,84€ e ha una soundtrack veramente bellissima, tant'è che appunto lo vendono completo di soundtrack a 4,34€. Cioè, se volete farvi un favore, vi piace ascoltare musica videoludica nel privato, insomma, potrebbe essere una bella idea. Poi abbiamo, oltre a Transistor, ecco qua entriamo un po' nel consiglio di spicco. Ultimamente vi ho fatto vedere un retro falco di questo Metro 2033 in versione Redux. È uno dei giochi di sopravvivenza più belli di sempre. Ve l'ho segnalato in particolar modo perché c'è la versione Redux di Metro 2033 a 5€. Meno di questo non lo trovate. Ve l'avevo anticipato nel retro falco che sarebbe stato a questo prezzo ai saldi. Se lo volete col bundle con Last Light Redux, quindi anche il suo sequel, lo trovate a 7,49€. Quindi entrambi, invece di pagarli 10€, li pagate 7,49€. Sono due giochi meravigliosi, a noi sono piaciuti tantissimo. E volendo c'è anche, vabbè, il Deep Silver pack con Metro, Saints Row, Dead Island, eccetera eccetera, a 37, ma qua c'è anche cose un po' meno di spicco, ecco, mettiamole così. Però diciamo che se vi piacciono gli sparatutto, se aspettate Metro Exodus con un certo entusiasmo, fateci una partita perché non ve ne pentirete. Poi tra le nostre selezioni c'è Broforce. Allora, questo, diciamo che quando Elisa mi vide giocare a questo ha pensato seriamente che qualcosa in me non andasse. E tra l'altro vi segnalo che io ho registrato uno scopriamo di Broforce un anno e mezzo fa. Era l'estate scorsa, non ho ancora trovato il tempo di pubblicarlo. Questo dà un'idea di quanta roba io abbia accumulato. È un gioco indefinibile, è uno sparatutto che però ha come protagonisti le icone action degli anni 80-90, per cui ci trovate Chuck Norris, ci trovate Braveheart, ci trovate Rambo, ci trovate di tutto. È
Io infatti devo pubblicare sto scopriamo, perché è veramente di una bellezza sopraffina. E il bello è che non sono mai andato oltre quello scopriamo, perché avevo sempre l'idea di dire: quando lo pubblico poi chiederanno una serie, per cui aspetto. E questo l'ho trovato a 3,49€, 75% di sconto. Tanta tanta roba. Non si sa bene perché, se lo compri singolo, ma costa infatti 3,49€. Se lo vuoi giocare con gli amici, cioè prenderne 4 copie, te lo fanno pagare a 41€. Quando potresti tranquillamente comprarne 4 copie a 3,49€ l'una e pagarle 15€. C'è una piccola truffa. C'è una piccola truffa in atto. Vabbè. Era meglio se non lo dicevamo. Ce lo mettiamo, se non se ne accorgono meglio. Infatti, vabbè. La follia. Poi abbiamo The Stanley Parable. Allora, qua ci ho fatto un Falco consiglia, fu uno dei primi. L'abbiamo giocato io e Elisa quasi per caso, ricordo. Fu una cosa comprato in un vecchio summer sale a 4 lire, come adesso, perché adesso lo trovate a 2,99€. Che non capivamo bene che gioco era. E poi ho detto, vabbè, proviamo. Proviamo, e fu una delle esperienze più belle che abbiamo fatto, perché appunto ha un sacco di finali, come poi vi ho fatto vedere nel Falco consiglio, insomma vi ho parlato di questa cosa, e è un gioco in cui si gioca più che col gioco, col narratore del gioco. Un'esperienza particolarissima, un sacco di finali, è geniale, veramente un gioco, è uno dei giochi più belli, e c'è anche una demo, volendo, se siete dei taccagni e non volete spendere manco sti 3 euro fidandovi del sottoscritto e della sua consorte, scaricatevi la demo e vi fate un'idea di com'è, e vi innamorerete sicuramente se vi piacciono i giochi un po' poco convenzionali e un po' sperimentali. Poi l'immancabile The Witcher 2 nella sua Enhanced Edition a 3 euro pure qua. Se non l'avete mai giocato, considerate che non è poi così dissimile da The Witcher 3. È un po' meno cinematografico, insomma ce lo ricordiamo, ha un taglio un po' meno cinematografico, però la bontà ruolistica, lo stampo è quello. C'è poco da dire. Gran gioco, grande storia, grande tutto. Si lega fortemente a The Witcher 3, per cui se avete giocato a The Witcher 3 e vi manca questo, avrebbe comunque senso giocarci. A sto prezzo, cioè se li perdete a sto prezzo, ragazzi miei, sti grandi classici. Poi abbiamo Distraint. Allora, Distraint è l'ennesimo gioco di cui io ho uno scopriamo, registrato questo inverno. È un gioco geniale, da quel poco che ho visto è un gioco geniale, che adesso ve lo tirano via da 99 centesimi, quindi prezzo, un caffè. Per un indie horror piuttosto breve, da quanto so, io ho uno scopriamo che non ho mai pubblicato. Perché, direte voi? Perché sono impresentabile in quello scopriamo. È uno scopriamo con la cam, in cui tempo fa ho detto a Elisa, dico, senti amore, che ne pensi di sto video? Insomma, sono presentabile. La sua risposta è stata una sonora risata, cioè mi ha riso in faccia, proprio una sonora risata, sguaiata. Ma sto malissimo, sembro in fase depressiva dopo una malattia, non lo so, sono in guardia più del solito. Col maglione bianco, i capelli in guardia. Ma ecco appunto, quindi facevo schifo. Il motivo per cui non l'ho pubblicato è quello. Forse lo vedete, se troverò semmai il 13 agosto, che non c'è un anno, potrebbe essere un buon momento per pubblicare lo scopriamo di Distraint. Poi adesso hai fatto, dopo che ho detto sta cosa sarò tipo costretto a pubblicarlo domani. Poi Deus Ex Human Revolution, la Director's Cut. Io sono un fan di Deus Ex, lo sapete. Sebbene l'ultimissimo non l'abbia mai portato sul canale, ci ho giocato, ma non mi ha entusiasmato tanto quanto Human Revolution. Human Revolution è uno dei giochi di ruolo più belli che abbia giocato nella mia vita. Nonostante un finale che non mi abbia entusiasmato granché, te lo feci giocare anche a te i primissimi tempi, sì, dopo che ci siamo messi insieme. Costa 4 euro e con 4 euro vi portate a casa una delle esperienze ruolistiche più belle di sempre. Diciamo che se vi è piaciuto Prey, per dirvene uno più recente, Deus Ex si avvicina molto. Diciamo che potremmo definirlo la più grande fonte di ispirazione di Prey. A volere, cioè siamo ai limiti del plagio per certi aspetti dell'esperienza da parte di Prey, non da parte di Deus Ex, chiaramente, perché Deus Ex è uscito nel 2013. Però veramente gran gioco, grande libertà decisionale,
c'è un, veramente un sacco di roba da fare. Io me lo rigiocherei adesso, considerate. Poi abbiamo Castlevania Lords of Shadow, la Ultimate Edition. Castlevania è una serie che si è andata un po' perdendo con gli anni, però è un gioco di quando Konami ancora gli fregava, per dirla in maniera proprio... 4,99€ invece di 25€, vi portate a casa un prodotto che, se vi piace il fantasy, vi farà letteralmente innamorare. Ha uno sviluppo particolare che si svolge attraverso una sorta di compendio, è bellissimo tutto il contorno, è bellissima la storia, di questo non ci hai giocato, dobbiamo rimediare assolutamente, quasi quasi me lo prendo sul PC perché io ce l'ho su 360, e ce lo rigiochiamo perché meriterebbe veramente un ulteriore run. Poi Darksiders War Mastered Edition, se se leva il mio negozio che non mi interessa, ecco, magari ve lo faccio vedere. Allora, Darksiders, sappiamo bene che sta per uscire il terzo capitolo, inaspettato, insperato. La War Mastered Edition è quella rimasterizzata in HD. Lo trovate a 3,99€ anziché 20€. Se volete il franchise pack con Darksiders 2 all'interno, lo pagate 10€. Io vi consiglio vivamente, se vi mancano, di prenderli in coppia, perché sia il primo che il secondo, a loro modo, sono entrambi straordinari. Il primo per un motivo, il secondo per un altro, ma io ho pure la maschera, insomma, che vedete in tutti i vlog, dietro di me il mascherone di morte, a cui sono affezionatissimo. Poi abbiamo... Che ve lo dico a fa? Party Hard che vi lanciano dietro a 3,86€, 70% di sconto. Se non avete idea di che cosa sia... Rimediate, perché sul canale trovate tutto il gioco praticamente, compreso di DLC, compreso di workshop, c'è di tutto. È un gioco geniale, si impersona uno che odia i rumori molesti intorno a sé e reagisce in maniera molto poco gentile e carina, molto fumino, ecco. 3,86€, fatevi un favore, è uno degli indie più originali, geniali e divertenti degli ultimi 10 anni, secondo me. Nonché uno dei giochi più iconici del mio personalissimo canale, per cui è una cosa a cui sono particolarmente affezionato, così come sono affezionato e siamo affezionati a questo gioco Tales from the Borderlands, rigorosamente su PC, perché appunto c'è l'italiano volendo, ma da quanto so mi pare che l'abbiano messo anche su console, avevo letto sta cosa, sì. Ma non ne sono certo, perché appunto io ce l'ho su PC ma su GOG, non su Steam. Comunque sia, 5,74€, una delle opere Telltale più belle che hanno fatto nella loro storia, un gioco bellissimo secondo me, dal punto di vista dei personaggi, caratterizzazione, la storia, coerente con l'universo di Borderlands, tantissima roba. Fatevi veramente un favore, così come non posso dirvi diversamente di The Wolf Among Us, che è una delle nostre avventure grafiche preferite in assoluto. Io penso che non ci siamo infognati con qualcosa. Quando finì, ti ricordi? Io, il vuoto, ma cioè c'era morto un parente quando è finito The Wolf Among Us. Ci siamo guardati e dire, mo? Ma, cioè, mi dovete credere... Io, allora, inizialmente non c'era piaciuto. La prima mezz'ora eravamo lì per spegnere. Da quanto non ci trasmetteva nulla. Come poi la maggior parte delle cose che ci piace. Infatti, è vero, la maggior parte la prima, i primi... Primo impatto, sì. Volevamo mollare. Poi è scattato qualcosa, è decollata una storia epocale che affonda le radici in tutta la tradizione fiabesca occidentale e la reinterpreta in chiave dark. È bellissimo, raga. Non so veramente come definirlo, ma veramente se vi piacciono le avventure colpi di scena, ricche di colpi di scena, brava, è veramente il gioco che fa, cioè è un colpo di scena dopo l'altro, spesso causato da voi. C'è una libertà interpretativa che secondo me è quella un po' più, cioè nei giochi Telltale si tende un po' a dire ti fanno finta, cioè fanno finta di farti credere che tu sia libero, ma in realtà sono tutti percorsi preimpostati, ben definiti, che tu puoi semplicemente avere l'illusione di scegliere in libertà. In The Wolf Among Us la percepisci sta libertà, è quello che te la induce meglio, questo senso di libertà, per cui gioco che io veramente consiglierei a tutti. Se volete scoprire cosa vuol dire un bel videogioco e non ci avete giocato, costi 5,74€, vi fate una delle esperienze più intense probabilmente della vostra vita videoludica.
Detto ciò, i nostri Falco e Elisa consigliano, i nostri editor speak si chiudono qua, per cui niente, fateci sapere se insomma vi sono stati utili questi consigli, fateci sapere se anche voi avete notato magari delle cose particolari che meriterebbero una menzione, in modo tale che tutti quelli che dovessero vedere questo video possano sfruttare non solo i nostri consigli ma anche i vostri. Per cui niente ragazzi, speriamo che il video vi sia stato utile, vi auguriamo una buona settimana dei saldi su Steam e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.